Girls, Magic the Gathering, Ravnica, Mazzola Torneo, Chuck, presentazione, gustazione. Ciao Tiomaro, ciao Daniele. Ciao, ciao boss. Ed eccoci qua, nuovo appuntamento con le Two Pills, il secondo appuntamento, poi dei prossimi non dico più che numero siamo. E abbiamo, dopo averci visto, aver visto nel primo appuntamento il Mazzola Torneo di Campioni di Kamigawa, vediamoci un altro Mazzola Torneo. Ho scelto uno spettacolare Ravnica. Ah, che figo! E in cui troveremo, si spera, il Dark Confident. Ci sono allora, anche le Shockland. E anche le Shockland. Foil! Questo è veramente bello, eh. Questo è veramente bello per quello che possiamo trovare. Allora, il mazzo da torneo è quello che una volta veniva utilizzato per fare il pre-release e i tornei Sealed. E in pratica abbiamo il contenuto di tre bustine più 30 carte terra. Quindi troveremo 3 carte rare e 10 carte uncommon, perché ce n'è una in più, e tutto il resto carte comuni, oltre alle terre base. Allora, abbiamo vabbè, la simpatica guida, inserto di regole per imparare a giocare a Magic. Ai tempi c'era anche il token, chiamiamolo così, non è un token, in realtà è una carta pubblicitaria dedicata ai giocatori di Magic più forti, ai campioni di Magic the Gathering, in questo caso c'è Team Athen. Ravnica è uscita qualche anno fa, direi era il 2005, quindi questo questi li collezionavamo, li usavamo, sì, come token. Sì. Sono carini, molto carini come cose. Allora, guardiamoci le carte terra, le 25 terre base. Queste sono le terre tra le mie preferite, quelle di Ravnica. Queste qua, chiaramente una più bella dell'altra. Ce le gustiamo una per una, visto che vabbè, il video è veloce. Però vabbè, possiamo permetterci qualche secondo in più per vederci le carte terra di questo Mazzola Torneo. Bellissimo. E allora partiamo con le carte rare. Troviamo un bel maestro di tattiche. Seconda rara è Gargoyle di Pietra Vuota e Grozot, la terza rara. Tra le rare le vediamo subito. Esatto, ce le siamo un po'. Ma vabbè, non erano un granché. Vabbè, a differenza delle bustine in cui le rare sono in fondo, le qua sono subito. Bello Putrefy, era fico. Questo. Ah no, okay. Teniamo direttamente lo secondo. Lo so, perdonatevi, qua la metto putrificare così. Lama del. Aspetta, devo leggerla bene. Del biscazziere. Vai, leggi tu, Daniele. Cuore tenebroso del bosco. Vai. Maschera del pellegrino. Tutore di Sol di Mora. Cacciatrice di trofei, spioni avvizziti, proiettore spettrale, bellissimo, con questo qua ci si faceva un mazzo in standard, poi lo racconteremo, forgilingio superiore, no, è facilissimo, le comuni, un bel goblin, energia di scissione, soccorritrice, poi abbiamo spaccare, sguardo della gorgone, sbudellare, Recluta Boros, Spirito dello Zeffiro. Come sono queste comuni, Daniele? C'è qualche carta carina? Ma Sbudellare si giocava soprattutto in Sealed. Poi raffica pure Energia di Scissione, perché spaccava artefatti incantesimo con Convocazione, non era male. Abbiamo poi, vai tu, leggi tu. Sconcertare veniva utilizzata e non era male. Sirena Wojek Rimescolare il Miscuglio, carta fortissima anche adesso, soprattutto anche in Commander. Poi Gerofante Semina Pietra, la volevo inquadrare bene. Falco Corriere, poi vediamo un po'. Commando Ordun, Muta Luce, un bel. Una presenza Razzietti. Continuiamo poi. Pioggia di braci. Contorcere. Strega ruba pensieri. Ruba pensieri, sì, ma si ricorda ancora, non c'era. Legionario Cavaliere dei Cieli. E la foil! Armaiolo veterano, questo viene giocato parecchio in Power Mono Bianco. In tutti i mazzi la torneo, se non ricordo male, ci trova sempre la foil. Servitore della marea, infiltrato Dimir. Andiamo verso la chiusura. E brutto prezzolato. Poi riorganizzare i gusti, non è vero, giusti. Scena di stasi, strappare il ricordo, questa veniva giocata parecchio, anche perché c'è un'abilità fortissima che è trasmutare, e veniva utilizzata in parecchi mazzi, soprattutto in standard. Elementare dei rovi, pastoie della fede, era fortissima, veramente forte, giocata tantissimo. E chiudiamo con informatore in agguato e il picco sismico. Com'è? Ci sta per un torneo?
Sì, ci sta, peccato per le rare perché poteva andare meglio. Va bene, sì, decisamente, però vabbè, magari nelle due bustine avremmo trovato qualcosa di meglio, però. Esattamente. Le bustine di Ravnica. Non ce ne abbiamo più, abbiamo solo i mazzi del torneo, che vabbè, sono comunque tanta roba. Bene, 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 per questo appuntamento delle TUPS tutto, ci ha visti dunque il mazzo da torneo di Ravnica, non ritorno a Ravnica perché a ritorno a Ravnica i mazzi da torneo già non c'erano più, terminarono con l'uscita di Frammenti dell'Ara, l'ultima edizione per i mazzi da torneo, e da Daniele Bossi tutto, ci vediamo alla prossima, ciao, goodbye! Ciao!